Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Oggi vi porto con me e vi mostro tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. Quindi sarà una sorta di full day of eating, più vi do qualche consiglio per bruciare i grassi e costruire massa muscolare come sempre, qualche piccola ottimizzazione che sto facendo io attualmente. Qua a Barcellona fa un caldo assurdo, ho dovuto tirar fuori le canotte. Solitamente non sono uno che indossa le canotte stando fuori per strada, ma veramente oggi fa un caldo assurdo. Stanotte stavo sudando tutta la notte, facevano 29 gradi in casa e non avevo né ventilatore né aria condizionata, però devo rimediare, devo portarmi su un bel ventilatore che così riesco a dormire almeno meglio e fresco, anche perché quando è caldo uno dorme peggio. Detto ciò, io sono carico, spero che vi piaccia questo video. Let's get it started. Allora, vi devo far vedere questo outfit perché ho fatto una bella cosa figa con queste Converse, calzettoni bianchi alti che ormai si è capito che è la moda di quest'anno pure d'estate. Questo è il primo pantaloncino costume da bagno, ma pantaloncino in palestra che facciamo con Kaizen. Ho abbinato sopra la rough cut tank top e anche qui ci abbiamo il nostro logo Kaizen che non riuscite bene a vedere perché c'è poca luce. E questo è tutto un completino e esce sia sopra che sotto il 26 giugno. Se siete interessati potete usare il codice Giulio e avrete un piccolo sconto al checkout. E insomma, pantaloncini non troppo lunghi, non troppo corti, un pochino elastico che si asciugano subito proprio per il costume da bagno, e questa tank top che è semplicemente perfetta, cotone, leggerissima, vedete, cioè abbastanza ariosa. E dai, io indosso una S, una M sotto e una L sopra. Io direi che ci siamo. Io sono appena rientrato a casa, ho lavorato un pochino, mi sono anche fatto 30 minuti alla terrazza, mi sono preso il sole. Scusate se la luce è bassa, ma veramente fa un caldo assurdo, quindi in casa siamo con le cose tutte abbassate. Mi sto facendo il pasto pre-workout, vi faccio vedere cosa c'ho. Sacco di frutta, ok? C'ho una pesca qua e ben 3 albicocche. E accanto c'ho la mia barretta preferita proteica di Fruit Spring, questa qua che gusto cupido, che praticamente dentro c'ha addirittura le pepite di cioccolata. Se l'avete provata sapete che è buonissima. Ogni volta che magari una persona mostra un certo pasto, le persone pensano: aspetta, ma io con quel pasto non mi sento per niente sazio, a me non andrebbe per niente bene. E è normale, perché ognuno di noi ha delle proprie abitudini, ha una propria, diciamo, rapporto col cibo, e magari io e te siamo diversi. Io personalmente mi piace mangiare molto meno durante la mattinata, comunque durante la prima parte della giornata. Lo faccio questa sorta di digiuno intermittente da veramente un sacco di tempo, e io personalmente preferisco, ad esempio adesso che fa un caldo assurdo, mangiare frutta. Il mio corpo mi chiede frutta. E magari per te non è così, magari per te preferisci fare un pasto enorme e quindi ci sta fare un pasto grosso prima dell'allenamento oppure un pasto grosso dopo l'allenamento, magari mangiare meno di sera. Ognuno di noi deve capire e trovare il modo preferito per riuscire a rispettare il più possibile la dieta e stare in salute, quindi fare delle scelte intelligenti e soprattutto scelte che vi facciano stare bene. Non ha senso ad esempio mangiare o obbligarmi adesso che fa un caldo assurdo di, che ne so, farmi un piatto di riso e tonno eccetera. Io personalmente in questo momento ho proprio sempre bisogno, voglia di frutta, quindi ecco perché mi faccio questo snack piccolo. E le albicocche qua spagnole sono veramente una bomba. Non so se... amo le albicocche, raga. Sarà che tipo è la freschezza, no? Quindi sono veramente squisite. Probabilmente il mio consiglio più grande è: se vi allenate presto la mattina e vi allenate a digiuno, ci sta. Se vi allenate a digiuno allora diventa parecchio importante il pasto post workout. Io personalmente, che faccio questa sorta di digiuno intermittente, quindi non è che mangio un vero e proprio pasto la mattina, mi faccio questo snack e poi prima dell'allenamento basta che mi prendo almeno 20 grammi di proteine. In questo caso è la barretta. In un altro video avete visto mi faccio uno shake con le Clear Whey, altre volte uno yogurt, diciamo, quindi la mia fonte proteica la cambio abbastanza spesso, però voglio essere sicuro di prendere almeno 20 grammi di proteine se vado, diciamo, ad allenarmi. Ma quello è come funziono io, è quello che mi piace fare me, è quello che io sento che mi fa performare bene. E tu devi sperimentare per te stesso e vedere in pratica. La teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Devi provare tutte queste cose: pasto piccolo, pasto grande, tanta frutta, poca frutta, barretta proteica, yogurt, e vedere con quale performi meglio e ti senti meglio. Perché in palestra non vuoi essere appesantito, però puoi avere abbastanza energie da spingere al massimo. E magari per alcuni di voi è zero pasti prima e un bel pasto ricco post allenamento. Non ci sono problemi, devi trovare tu la tua struttura che si addice bene a come vuoi mangiare e a come massimizzare come si sente il tuo corpo. Io sono fuori dalla palestra, come vedete viva gym. Questa è la palestra in cui mi allenerò quando sto qua a Barcellona e penso di stare qua per l'estate. Chi mi segue da un po' lo sa, ogni singola estate io consiglio Barcellona. Se venite, venite a farvi un weekendino, 3 giorni così, mi trovate sempre qua. Questa palestra qui, che è quella di Via Augusta, e per arrivarci ho camminato 25 minuti. Madonna, mi sono comprato un'acqua
bella fredda. Comunque oggi facciamo un full body, che è quello che sto facendo in questo periodo, in realtà nell'ultimo mese. Faccio RPT più RPT, che vi spiegherò magari meglio in un prossimo video, oppure appena adesso non sono sicurissimo. È praticamente un modo per ridurre il tempo che sto in palestra. Sinceramente, quando viene l'estate ci sta andare in palestra, ma per come la vivo io voglio sempre migliorarmi quando vado in palestra, però voglio anche stare un sacco di più all'aria aperta, con gente, fuori, ristorante, spiaggia. Diciamo che per me l'estate significa e rappresenta quello più che stare tutto il tempo in palestra. E quindi sì, faccio questa sorta di protocollo che o vi spiego in questo momento, oppure farò magari un video vero e proprio al riguardo, così che se alcuni di voi vogliono applicare la stessa cosa durante l'estate lo potete fare. Detto ciò, io sono carichissimo, ci vediamo dentro al gym. Pensavate che non mi sarei fatto il mio shake, eh? Invece, guardate un po', sono già venuto pronto. Ho ricevuto un messaggio in realtà su Instagram di uno di voi che diceva: ma G, io come faccio l'estate, perché ho paura a portare qualsiasi polvere o shake già fatto con l'acqua. Fate così: mettete le polverine di cui avete bisogno. Io ho qua dentro i soliti 7 grammi di ale citrullina. La citrullina fa parte dell'urea cycle, che praticamente è un precursore alla produzione di nitric oxide, quindi di ossido nitrico, non so come si dice in italiano, e comunque aumenta considerevolmente il pump, quindi il blood flow. Quindi c'è più sangue nei muscoli, avete un pump migliore, potenzialmente prestazioni migliori in termini tipo livello e evidenza scientifica. Non è ancora a livello della creatina, però ci sono sempre più studi che escono, che dimostrano appunto che potrebbe darti appunto un miglior pump e fare una rep o due in più. E poi i 20 grammi di Clear Whey. Quindi io mi faccio qua il mio shake, e questo vuol dire che sarò a ben 40 grammi di proteine, 40-45 grammi di proteine prima di allenarmi, che è ottimo. Come vedete, fino a questo momento molta della mia dieta, ma perché funziona bene per me così, è composta da praticamente liquidi e un piccolissimo snack e tanta frutta. Dai, buonissimo. E yeah, io adesso mi spacco e noi ci vediamo dopo l'allenamento. Allora, una delle cose che voglio fare col mio canale è sempre darvi qualche piccolo consiglio, ottimizzazione, così che potete applicarlo, se volete, anche ai vostri allenamenti. Vi parlo e vi spiego di RPT più RPT, che è da un paio di video che ve lo dico, e mi sto allenando così, diciamo, sicuramente da quando sono arrivato a Barcellona, però anche molto prima, ed è probabilmente come mi allenerò per tutta l'estate, per due motivi. Uno, ho meno voglia di stare in palestra in generale. Già ho abbassato i miei allenamenti settimanali, la mia frequenza, da tipo 5-6 allenamenti a soli 3 o 4 allenamenti a settimana, e in più proprio la voglia di trascorrere tante ore in palestra vengono un pochino a meno, soprattutto per me che mi alleno in full body. Le sedute, diciamo, possono essere parecchio voluminose, quindi parecchio lunghe, anche magari un'oretta e mezza. In questo momento non ho voglia di stare così tanto in palestra, preferirei fare un'oretta e 10 massimo, e quindi sto utilizzando questo approccio RPT-RPT, che praticamente vorrebbe dire Reverse Pyramid Training e Rest Pose Training insieme. Quindi Reverse Pyramid Training sarebbe: mi alleno con una piramide inversa, che vuol dire che faccio il top set, quindi faccio una serie di avvicinamento e faccio poi la prima serie di lavoro, che è il mio top set col carico più pesante, e poi nelle serie successive abbasso e diminuisco il carico di un 10-15% e faccio le restanti serie, che possono essere in base al movimento 2, 3, 4, 5 restanti serie, in cui abbasso in continuazione il carico. Faccio questo, ma invece di recuperare i soliti magari 1, 2, 3 minuti tra ogni serie, sto applicando il RPT Rest Pause Training, e quindi praticamente diventano come se fosse una serie principale con tante piccole mini serie successive, una sorta di cluster sets, in cui io diminuisco il carico e i tempi di recupero tra queste mini serie sono solamente 10-15 secondi. Ok, quindi succede che magari io ci metto quei 4-5 minuti di riscaldamento, faccio il mio top set e poi tutte le serie successive magari le faccio nello spazio di 2-3 minuti, perché continuo a diminuire il carico, faccio diciamo 10-15 secondi di recupero, che praticamente lo faccio molto in base alla mia respirazione, quindi aspetto che non sono più così affannato e poi parto con la serie dopo. E così facendo, RPT plus RPT è, diciamo, il mio modo preferito per accorciare la durata dell'allenamento, ma per renderlo comunque molto molto stimolante, molto efficace dal punto di vista di ipertrofia muscolare, dal punto di vista appunto dello stimolo che andiamo a applicare ai muscoli. Quindi se vuoi provarci anche tu per l'estate, provaci. Diciamo che non è una cosa che consiglierei proprio ai principianti, più se sei intermedio, più se hai voglia di uno stimolo diverso, se come me
in palestra ci sta che ci vai l'estate, però puoi veramente fare una cosa intensa, però più breve, è un ottimo modo. E come vedete il mio corpo comunque sta rispondendo abbastanza bene. Ovviamente ogni giorno ci sono giornate in cui mi vedo meglio, altre peggio, è normale, più pieno, più vuoto, fa caldo, quindi comunque il corpo non ha abbastanza ancora raggiunto, diciamo, un'omeostasi, i liquidi fluttano, eccetera, eccetera, ed è normalissimo per un natural che queste cose succedano. Poi se uno si piglia roba, allora può avere sempre la stessa condizione. Per un natural normalissimo, magari un giorno hai mangiato di più, il giorno prima sei più pieno e un altro giorno sei più vuoto. Io oggi in particolare ero un pochino più vuoto. Allora raga, io sono appena uscito dalla palestra in questo momento, non vi nego che ho una voglia matta di burger e poi c'è proprio questo posto accanto alla palestra che si chiama Visio, che ho incontrato uno di voi per strada proprio a Cazzo di Cane così, mentre camminavo la sera, che mi ha detto: ah sì, è il posto accanto a Visio, quindi presumo che il burger place là a Visio deve essere buono, però oggi voglio mangiare un pochino più clean e quindi niente Visio, niente burger, il burger me lo faccio in uno dei prossimi video e vado invece al mio posto preferito per mangiare sano, vicino alla palestra a Barcellona, vicino alla Diagonal, che si chiama Honest Greens. Honest Greens sarebbe verdure sincere, sì, una roba del genere. Infatti è veramente una bomba, e non che l'insalata sia molto meno calorica, anche perché me ne prendo una con un bel po' di roba, però è semplicemente più fresca e più sana, diciamo, salutare, che un burger in questo momento. So, ci vediamo là. E eccoci, ci siamo. Ci hanno messo pure il DJ, che è tocco di classe. Mi è appena arrivata l'insalata, è una bomba assurda, vi faccio vedere subito. Allora, un sacco di insalata con della roba fresca che non so bene che cosa sia, un po' di noci, un po' di queso de capra, quindi ho preso formaggio di capra, e poi ci hanno aggiunto qua una bella porzione di steak con un po' di pesto sopra, e questo che mi sembra che è una zucca. Facciamo un po' un taste test prima dell'insalata. Questo posto, raga, vale veramente la pena. Poi io ho pagato un po' di più perché chiaramente puoi comporre la tua insalata, quindi io ci ho messo veramente un sacco di cose, ho fatto pure doppia porzione di carne, quindi mi è costata 15 euro. Però puoi piegarti veramente sull'insalata come vuoi, c'è un sacco di ingredienti freschi, so che gli sto facendo pubblicità gratis, ma ne vale la pena. Honest Greens li trovate un po' dappertutto a Barcellona, questo dove sono andato io, quello vicino a Diagonal, che è quello nuovo nuovo, e di venerdì sera c'è stato FDJ. Non vi avevo mostrato, mi hanno portato comunque una fetta di pane, quindi ecco un po' il piatto. Ah, aspetta, e questi che sono? Ma questi sono i pantaloncini da palestra costume da bagno di Kaizen? No, ma che me stai a dire? Pazzeschi. Mi copro il passo qua e poi vado a fare un po' delle compere, mi compro qualcosa e non so se vi parto con me oppure se mettiamo direttamente a casa. Back at home. Figa, cazzo, bella figa sta notte, no? Il colore spaziale. Oh yeah. Comunque sono andato a comprarmi dei pantaloncini tipo di lino molto leggeri per l'estate da Zara, non ve l'ho mostrato, sono tornato a casa, mi devo fare quello che per me sarà l'ultimo pasto, è bello tardi, sono le 10:40. In realtà quell'insalata che mi sono mangiato mi ha riempito un casino, non so se era il cibo o il formaggio di capra o qualcosa, ma mi ha riempito e diciamo che mi ha più appesantito. È vero che oggi ha fatto un caldo allucinante, 40 gradi a quanto pare, vicino in spiaggia sono 43, quindi forse anche per quello ho digerito di meno, ma vi faccio vedere il prossimo pasto e sarà anche il dessertino finale. C'ho qua un sacco di watermelon, che ne avevo proprio voglia prima, quindi l'ho preso, me ne farò, dai, non metà, però tipo così tanto, un terzo diciamo. Poi ho trovato questi skyr al supermercato che hanno degli ottimi valori, programmi sono 9.4 proteine, dai, quindi per ogni vasetto sono 80 calorie e 13.6 grammi di proteine, quindi me ne faccio due, saranno 26 grammi di proteine. C'ho questi Kellogg's che sono veramente buonissimi, sono al cioccolato, sono tipo Weetabix, non so se li avete mai provati, Weetabix o Weetabix mini, sono tipo squisiti. Infatti qua devo stare attento perché una ciotola ogni sera me li faccio, sono tipo, vabbè, vedete, sono una bomba. E poi c'ho anche, vabbè, un po' di acqua e mi faccio anche un paio di bicchieri di questo tè
al limone senza zucchero, questo pure, questo zero calorie, e poi insieme a questo mi vado a prendere la mia amata creatina, che l'ho messa qua in questa pochette di Foodspring perché così me la posso portare appresso anche quando sto in giro, 5 grammi, e me lo faccio quando mi ricordo, sempre con l'ultimo pasto della giornata. Ok, mezz'ora dopo con watermelon, yogurt, cereali, il mio tè freddo. Io non so oggi a quanto sono stato, lascio fare a voi, uno di voi che può fare la stima delle calorie che ho mangiato, su me l'insalata era più calorica di quello che pensiamo, ma oggi è una di quelle giornate in cui mangio poco e il mio corpo gli va benissimo così, fa un caldo assurdo, io in questo momento la sto vivendo così bene l'alimentazione ormai da tanto tempo, ma adesso proprio molto molto bene. C'è stato un periodo un po' più dove ho notato in deficit, quando stavo proprio molto sotto il mio set point, quando stavo parecchio in deficit, che non riuscivo a sostenerlo e proprio pensavo solo al cibo, e quindi ho deciso basta, non voglio vivere così, voglio vivere tranquillamente, voglio che anche la dieta, il fitness arricchisca la mia vita, e quindi ho smesso, diciamo, la mia fase di definizione precedente e sono ritornato a mangiare un pochino più normalmente, e da quando lo faccio ora tutti i miei segnali sono normali come prima, e veramente il mio rapporto col cibo è una bomba, e mi auguro che anche voi possiate fare la stessa cosa. Quindi ad esempio oggi non ho fame, mangio un po' di meno, so appunto volevo ripulire oggi e già domani magari, invece che arrivano i boys, andremo a cena, magari mi faccio un burger, che ne so. E ormai sono molto in linea col mio corpo, quindi riesco a capire se sto in deficit, in surplus. Sarà ovviamente l'esperienza che ho fatto da un sacco di anni, e devo dire meno male, ma mi fa un sacco piacere che la riesco a vivere così chill. Questa sera o questa giornata ho mangiato meno del solito e mi va benissimo, non c'ho fame, va bene così. Mangerò di più nelle prossime giornate, intanto oggi so che starò bruciando un pochino di grasso e direi che il corpo comunque non risponde così male. Quindi raga, io finisco qua, facciamo l'ultima clip come sempre sul terrazzo. Ragazzi, sapete cosa? Finisco questo video qua che sono bello stanco, e ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, fino alla fine. Ti chiedo, se ti è piaciuto, di lasciarci un like, e così so che ti è piaciuto questo video, e apprezzo un casino pure se lasci un commento. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Grazie come sempre del supporto, grazie per essere arrivato alla fine, non riesco manco più a parlare. E niente, se vuoi prendere qualcosa su Kaizen, lo sai, 26 giugno, queste canotte fighissime, la camo sleeveless e il nostro primo pantaloncino da sport, da palestra e costume da bagno. Quindi se vuoi qualcosa, codice Giulio su Kaizen. Keep improving e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!